Qualcuno ha detto video per imparare a mirare, o qualcuno forse ha detto video gameplay, o ancora video community, o forse stiamo parlando dei video della serie che ne arrivano da tipo da 2 mesi, non ci sono sul canale. Beh sì, sono tornato e oggi sono qua per raccontarvi davvero tutto questo e prepararvi a tutti i nuovi contenuti che sono in arrivo sul canale di YouTube e a cui dovete essere super super pronti. Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo weekly, il format settimanale che ci accompagna, forse vorrei dire ci accompagnerà visto che gli ultimi sono stati molto scostanti, da qua spero il più possibile, ecco. Siamo arrivati al 6° weekly e in questo voglio parlarvi in particolare della programmazione di YouTube, tutto quello che ci aspetta andando avanti con il tempo durante la settimana. Per chi un po' ha fatto il callo con il canale, avrete visto che più o meno in primavera abbiamo fatto un cambio repentino. Non abbiamo più inserito contenuti dedicati al gameplay di Apex, ma ho voluto, proprio per passione e anche un po' per sfida, per allargare un po' gli orizzonti del canale, passare a quelli che sono i video della serie, ovvero questo set di video divulgativi che vogliono raccontare un pochino sia il mondo sportivo sia della tecnologia che c'è dietro, che va un pochino ad affliggere anche a livello di interessi economici, determinati videogiochi, scene competitive e non solo, e si allarga al di fuori di Apex. Tuttavia questo era soltanto un piccolo test che stavamo provando, abbiamo capito anche la cadenza più corretta che si può avere con un video di questo tipo e voglio assolutissimamente portarvi anche altri momenti per arricchire un pochino la community. Top 3, top 3 però. Diamo sì. Un pecca. Va bene, lo aspetto. Da me. Ho usato, sono qua in bella. Ho fatto. No, dove è andata? Ma com'è possibile? La programmazione settimanale di YouTube prevede il weekly, che è questo format in cui inseriamo un pochino i momenti migliori della settimana e chiacchiero un pochino con voi circa quello che è successo, e un altro video che conoscete sicuramente è proprio quello della serie, che avrà una cadenza circa bisettimanale. Durante la settimana invece ci sono altri 2 video che si inseriscono all'interno del palinsesto. Gameplayed, che sarà un piccolo assortimento di clip che durerà un pochino di più dei soliti video a cui magari eravate abituati durante la primavera, di gameplay, quindi troverete azioni di Apex piuttosto che Overwatch o dei titoli che magari siamo andati a provare negli ultimi giorni. E poi c'è Community, uno spazio dedicato che prenderà le vostre domande da YouTube e soprattutto da Instagram per poi far trovare ad esse una risposta. Sarà un momento un pochino più aperto, a volte esulerà anche dal gaming, in cui effettivamente possiamo andare a raccontarci delle cose che riguardano un pochino più a 360 gradi quello che ci circonda. Quindi in sostanza la nostra settimana prevederà gameplayed al martedì, al giovedì ci sarà la parte community, mentre la domenica uscirà, come in questo caso, il video weekly. Ogni 2 settimane invece uscirà il video della serie, il mercoledì, e attenzione a questo, ci sarà anche un video speciale mensile, riservato agli abbonati del canale di YouTube. Appena sarà ultimato il primo video premium, li chiamerò con questo modo, avrete tutti quanti la possibilità di abbonarvi al mio canale di YouTube. I video premium sono dei video molto verticali per tutti coloro che vogliono imparare qualcosina in più, specialmente nei titoli sparatutto, qualunque sia il videogioco a cui voi giocate, per darvi un pochino di tecnica e qualche consiglio molto molto pratico. Non saranno dei video super editati, ma saranno dei video molto specifici per darvi una mano a migliorare come giocatori, riguardanti aim training, percezione, magari visualizzazione dell'avversario e tantissime cose. Ogni video sarà rilasciato una volta al mese, quindi ce ne sarà uno integrale. Adesso indicativamente io pensavo che potrebbero essere video dai 30 ai 40 minuti, questo non lo lascio con una cadenza regolare, ci sarà associata una live di YouTube dedicata solo per coloro che sono abbonati al canale. Quello che succede in sostanza è che ogni mese si aggiungerà un video premium e una diretta solo per coloro che sono abbonati, per principalmente migliorare la vostra mira. Quindi non saranno contenuti gaming, non saranno, diciamo, saranno cose molto tecniche, ecco, per intenderci, dedicate proprio a coloro che vogliono andare a un livello superiore, vogliono supportare il canale, vogliono migliorarsi. Gli abbonamenti, vi ripeto, saranno rilasciati non appena il primo video sarà completato, quindi appena ci sarà
il primo video della serie, darò la possibilità di avere per tutti voi l'abbonamento disponibile qua sul canale. Ultima cosa, mi raccomando, c'è il canale dedicato alle live integrali, quindi se vi foste persi dei giochi vecchi o anche quelli più recenti, ho provato Lies of P, ci sono tanti giochi che stanno per uscire, mi raccomando andatevi ad iscrivere perché dobbiamo arrivare assolutamente ai 1000 iscritti. Quindi se vi foste persi dei miei gameplay o magari delle cose retro, cioè per esempio la mia primissima live su Apex Legends e tante altre stanno per uscire, mi raccomando date un'occhiata al canale. Qua fighter, no? No, possiamo giocare qua fuori, va bene. Hanno un trade. No, perché quello sparma? Red armor, non lo so. Cercato, più 72 flash, granata del falco nascente, crescente, rinascente. Fatta. E via ragazzi, chiamata. Lol. Sempre una garanzia. Non me lo finiscono. Volevo dare una chiacchierata intorno a quest'estate, che per me, vi dicevo all'inizio del video, è stata un po' particolare. Non tanto a livello contenutistico per quello che c'era da giocare, comunque io sono dell'idea che a livello di titoli rilasciati ora sono tutti concentrati tra settembre e ottobre, quindi ci sarà davvero tanto da fare, ma non è stato tanto quello a smorzarmi quanto il fatto che molti me lo chiedono perché non sei più attivo eccetera. Luglio e agosto sono sempre dei mesi un po' particolari per me, oltre al fatto che la vita si è messa di mezzo da un certo punto di vista, però sono sempre mesi un po' a rilento, vivendo al mare. Poi potete immaginare, mesi estivi sono pieni di stress ma anche di continui possibilità, e quindi questo da un certo punto di vista non ho delle ferie, bensì ho sempre un momento della giornata che mi porta via del tempo, quindi non sono riuscito a essere costante con le dirette. Tuttavia questo non mi ha non permesso di essere un pochino creativo e ripresentarmi appunto a settembre con qualcosina di nuovo. Sabato 16 e domenica 17 settembre a Malpensa Fiere ci sarà il Milano Comics and Games, e volevo dirvi che sto facendo il possibile, per tutti voi che siete di Milano e Torino eccetera, di essere lì presente. Quindi so che ci saranno altri ragazzi della community italiana, specialmente quella di Apex Legends, lì presenti anche per fare delle community world, per giocare al gioco e non solo. Io cercherò di essere presente il giorno sabato. Altrimenti, questo ve lo aggiornerò poi nei giorni successivi, specialmente in diretta, in live, cercherò al massimo di essere presente la domenica, quindi vi tengo assolutamente aggiornati. Se non volete seguirmi in diretta, il canale migliore è sempre quello di Instagram per sapere se sarò lì presente. Quindi se siete del nord, dintorni, mi raccomando, e avete intenzione di andare alla fiera, tenetevi aggiornati. Marco l'armor. Mi climbo, sono chiusi dentro con la cat. Uno qua. Ne avete due sotto, ne avete, vi climbano. Poi ce l'ho. Due. Porto un altro. Droppa, non ci sono io, droppa. Che tre. La cazzo. Da me. Droppa, sei da solo. Che tre, vuoi fare uno swap? Ok. Mette la cazzo, ho già capito adesso, vai. Mia l'Arkstar. Occhio la vita. Vieni sotto che ho il coso d'oro. Vieni con l'orasso. Bello l'audio. Qua. La papera. Occhio. Non può restarmi qui. Nade davanti. È apparito Tommy, eh. Occhio la vita. Sotto. Ok. Io non metti. A sinistra. Attaccata. 10 flash. Morta. Bravo. E poi ultima notizia, il mese di settembre ragazzi, oltre a bombardarvi di nuovi contenuti che arriveranno, sarà sicuramente un po' di fuoco da un certo punto di vista, Antonio ti divertirai, c'è il September, ovvero uno sconto sugli abbonamenti che potete fare durante le mie dirette. Vi ricordo che le dirette che faccio non sono su YouTube, bensì...
Non ci credo, mi sono buggato sottoterra. Mi sono buggato sottoterra. Quindi vi aspetto ovviamente in tutti i giorni in live, penso che ne mancherò davvero pochi, appunto se andrò a Malpensa Fiere e pochissimi altri giorni non mi vedranno in diretta durante il mese di settembre, e tireremo avanti con un sacco di maratone, eventi coaching, anche avrò la possibilità durante alcuni giorni della settimana di fare delle partite con voi, a volte facciamo magari delle lobby private, a volte facciamo delle lobby per incontrarci, giochiamo delle trio insieme e tanto altro durante questo mese lo andremo a fare. Quindi mi raccomando, collegatevi al canale se avete poi la possibilità di supportare quello che faccio durante le dirette, appunto nel mese di settembre è scontato. Tra l'altro vi ricordo anche che con Amazon Prime è gratis. Insomma, per questo weekly vi ho detto davvero qualunque cosa e ci sono state davvero tantissime informazioni, non resta che mettere in pratica quello che vi ho detto. So che il weekly è sempre un format un pochino particolare rispetto agli altri, molti di voi vogliono l'azione, non sono qua ad ascoltare fino alla fine, quindi se siete arrivati fino in fondo mi raccomando fatemelo sapere anche nei commenti. Io vi ringrazio, vi ricordo come sempre se mi seguite di iscrivervi al canale YouTube, ma soprattutto se siete dei fidati iscritti, mi raccomando prendetevi quei 30 secondi per andare sul canale dedicato alle live di Twitch, perché ai 1000 iscritti sul canale secondario e anche con un tot di ore di visualizzazione ho davvero delle live bellissime che sto aspettando di poter caricare. Ce ne sono alcune che sono delle 24 ore di solo Apex e le voglio caricare in due slot da 12 ore l'una. Ci sono delle live leggendarie, dei tornei, delle vittorie, c'è davvero di tutto e non vedo l'ora di poterlo fare non appena arriveremo a quegli obiettivi. Ad ogni modo, se il video vi è piaciuto mi raccomando ragazzi lasciate un big like, io sono tornato, voi spero che ci siate, non resta soltanto che spaccare tutto in questo mese di settembre. Da me è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video.